di Liberto Rutelli. Certo, non è il primo caso, ricordavo i due più famosi, Cucchi, Uva, ma poi c'è stato il ragazzo che è morto in Francia, in carcere. No, io intanto plaudo alla vostra iniziativa di aver invitato questa ragazza coraggiosa, perché il compito davvero della stampa e della televisione in questo caso è quello di dare voce a chi non ha voce. Detto questo, siccome io non amo molto quelle trasmissioni dove si fanno invece le indagini in televisione, che non spettano alla televisione, con i plastici, no? Queste cose, io mi asterrò dal dire alcunché nel merito. Chiedo una cosa da questo schermo, chiedo alla polizia, ai vertici della polizia, che io conosco e so essere persone assolutamente non solo democratiche ma anche di una correttezza esemplare, di intervenire essi stessi per stabilire la verità, che è una verità interna, parallela al processo che deve andare avanti, accertare una verità processuale con eventuale condanna. Ma quel video che io ho avuto modo di vedere prima con la figlia separatamente è obiettivamente agghiacciante. E allora, siccome la polizia è fatta da persone per bene, non solo i vertici, la grandissima, stragrande maggioranza sono lavoratori per bene in divisa, ma lavoratori come tutti gli altri, che facciano pulizia loro, innanzitutto al loro interno, così saranno più credibili e più forti. Rutelli? E noi siamo Stato di diritto, quindi essere uno Stato di diritto significa che quando chiunque ha una responsabilità pubblica, dal vertice a livello più di base, commette un errore, una leggerezza o qualcosa di peggio, qualcosa di più grave, ci debbono essere gli organismi che lo accertano. E sono d'accordo che la cosa più lineare è anche l'accertamento interno da parte di forze dell'ordine, che si trovano spesso in condizioni di tensione, di difficoltà. Non ce lo dobbiamo dimenticare, perché non ci dobbiamo dimenticare che talvolta si trovano in condizioni di esasperazione nella notte, minacciati anch'essi di fronte ad attacchi diretti. Abbiamo oggi in Italia migliaia di esponenti delle forze dell'ordine, dei carabinieri, di poliziotti che hanno subito e che subiscono delle violenze. Proprio per questo, e proprio perché sono un caposaldo della nostra convivenza, quando si verificano delle pagine oscure, e non solo perché non c'era luce quella notte, io penso che la magistratura deve accertare se c'è una responsabilità, il corpo medesimo deve fare i suoi accertamenti senza paura, perché ne sarà rafforzata la nostra fiducia in loro, se qualcuno che ha sbagliato ne deve rispondere. Mi auguro che così non sia, mi auguro che noi possiamo solo dire a questa ragazza, a questa famiglia, il nostro dispiacere perché hanno perso un papà, ma se qualcuno dietro di questo ha una colpa, è bene tirarla fuori. Bene,